Sara moglie di Ebrahim, presente la sua schiava, Elgiziana, Argar, e la moglie al marito Ebrahim. Facciamo prima una premessa, Monsignore. Raccontiamo di Sara, moglie di Abramo, che non può avere figli e quindi essendo sterile ricorre ad un'antica usanza mesopotamica per questi casi di sterilità e fa accoppiare il marito Abram con la schiava egiziana Agar. E a questo punto continui lei. Cosa succede? Ecco, succede che nonostante l'iniziativa sia stata proprio di Sara, quando uh, Agar concepisce il figlio. Sara incomincia a vederla di malocchio, la vede una rivale e quindi la maltratta e in fondo la costringe a fuggire nel deserto, a fuggire e, lontano. E allora significa che eh, da sempre è una storia di padroni e di schiavi, di chi è comanda e di chi è costretto ad obbedire? Sì, anche i personaggi biblici che hanno una importanza molto grande, sono debitori anch'essi delle usanze, dei costumi del tempo e della loro cultura, per cui non è strano che nella Bibbia si registrino fatti di questo genere, ma quello che è più importante è che la Bibbia è sempre storia di salvezza, per cui la provvidenza anche verso Agar e il figlio che poi effettivamente nasce da lei, questa provvidenza c'è. Dio la protegge, manda l'angelo nel deserto perché faccia trovare l'acqua quando sembra che oramai siano destinati a morire e invece eh, la storia continua anche per coloro che sono schiavi. C'è una storia quindi dei padroni ma c'è anche una storia degli schiavi che davanti a Dio diventano anch'essi strumento di grazia, strumento di bene per gli altri.